Prima di iniziare con il video vi voglio ricordare di cliccare il link in descrizione per unirvi al nostro server Discord. Signori, a breve metteremo una modalità veramente atomica nel Discord. Ci sarà un bot che permetterà di fare i giochi di società su Discord. Presto arriveranno delle live, dei contenuti su queste feature del nostro server, quindi se volete partecipare cliccate il link in descrizione e se volete unirvi con noi in live, magari parlando sul palco, c'è appunto il canale live. Potete entrare quando siamo in live e parlare con noi, oppure giocare con noi. Detto questo, vi lascio al video e buona visione. Signori, benvenuti su Battle Block Theater, un platformer veramente ignorante dai creatori di Castle Crusher. Oggi siamo in compagnia con il signor Natal, salve. Salve perfetto. A tutti. Giocheremo in modalità online, la invito, perfetto. Signor Natal. Muoviti. Io sto aspettando. Ovviamente ragazzi giocheremo in modalità folle, che è proprio quando uno muore muore anche l'altro, quindi che ci sarà bisogno di una sincronizzazione incredibile. Esattamente. Mi aspetto da parte tua tanta roba, Speriamo di sì. Io al massimo mi suicido. No, Natal. Sì. Va bene. Qualche volta lo farò. Qualche volta. Tanto per lo show. L'aspetto, signor esatto. Natal, si unisca tramite Steam. No, dai, ti prego. Cosa? No, non esiste. Non va il pad? No, vai, parte. Va bene, allora iniziamo questa magica avventura di Hattie Hattington. Che paura! Ma... ha saltato la storia, bastardo. No, dobbiamo ricominciare. Dobbiamo ricominciare. Non me lo dire. No. Serio, ha saltato la storia? Mi sa che ci ha riportato dove eravamo prima. No, ci ha portato dove eravamo prima. Non ci credo. No, esci dal gioco. 20 minutes later. Natal, ho un'idea migliore. Rigiocheremo i livelli, quelli anche già fatti. Però ora vi metto qua la cutscene che appunto non possiamo farvi vedere. Good evening, boys and girls, ladies, and a gentleman. Turn the lights down low and shut your faces as I wrap you in the cozy blanket of a story. A story as heartwarming and soft as a mother's kiss. Or is it? Shh! Once upon a time, there was a boat. Now, this wasn't just any boat, children. It was a ship. A ship full of friends. Hundreds of friends. Best friends, one and all. A veritable friendship it was. Get it? But it wouldn't be very ladylike of me if I didn't mention the most noteworthy friend on board, Hattie Hattington. Say hi to Hattie. Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom. Best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and pal set out for a new, exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures to be shared. Now today, 'twas a day like any other adventure-y day. Spirits were uncrushably high, everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Boy, that was quick. And there was thunder, boom! And the lightning, boom! And the wind, boom! And like that, it was over. Is everyone okay? Said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you, Hattie continued. But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it, because the ocean was all like, psych! And it came back even bigger this time, twice as big. As if Poseidon himself extended his hand in friendship and they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, hey, be nice.
Huge giant waves thrash the boats to and fro, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming like, "Help me!" Splash! Splash! And there was this huge whale, like, and made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is. Oh, God. And then Hattie was all like, "Hold on to your butts. Land ho!" And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with little friend-sized footprints. I guess the tide brought them to land. How utterly convenient. But where have they gotten to? Who knows? I don't. Do you? I don't. Do you? I don't. Do welcome to Battle Block Theater. Go inside. Maybe our friends came in here to take shelter from the rain. That's smart. Jeez, what a gloomy place. Ever heard of spring cleaning? Happy day! It's Hattie! And look, he's made some wonderful new friends! Ooh, and they got him a present! How thoughtful! Hey, wait a second, I don't think that was a present! Ha! Those guys aren't wonderful new friends, are they? Just stay hidden and keep quiet. They haven't seen you yet. Oh no, they see you! Clench your butt, this isn't gonna be good! Yep, that wasn't good. Eccoci di nuovo qua, va bene, rifacciamo i vecchi livelli, cosa devo dire? Vabbè, signor Natal, andiamo, let's go, capitolo 1. Io la seguo. Andiamo allora, Natal. Y no, perché non... Ah, bravo. Let's go, muoviti. Vabbè, non sento la tua voce. Come non senti la mia voce? Ora la sento, no, c'era troppo casino. Va bene. No! Ma devi esplodere! Iniziamo già bene. Tirami su. Let's go. Vieni. No, non fai! Ah, ok. Aspetta, devo fare una cosa bella. Oh no, devo startare bene, E allora andiamo a prendere il gomitolo. Dai, vieni. No, perché lo vuoi prendere tu? Lo voglio prendere io. Io ho bisogno di gomitoli. Ma io lo volevo prendere io, Nabbo. Lo da a tutti e due, non preoccuparti. Non tirarmi granate, non pensarci nemmeno. Bravo, Nabbo. Let's go. Il chapter 1 è molto facile, bisogna dire. Ogni volta c'è un casino. Questo è l'atto 1, non è il chapter 1. Cioè sì, è il chapter 1, però è l'atto 1. Scena 2, atto 1. Sium. Sium. Come cazzo si prende? Ah, devi starmi... No, devi venire qua. Dai. Cerchiamo di prendere più gemme possibili, che io magari vorrei anche prendermi qualche personaggio. Okay, la prendi tu? Questa. Ottimo, direi. Allora io prendo quella sotto. E niente, guarda Natal quanto è distratto. Non va neanche a prendere il gomitolo. Devi essere no, qua. Prendi tu. Ma mi servi. Mi servi, Natal. Ma sei utile da solo, fattelo dire. Questo è un gioco in cooperativa. Ergo, bisogna giocare in cooperativa. Nabbè, sei comunque utile. Non è vero. Vieni. Siu. Let's go. Ti ho lasciato là da solo. Anche qua serve il tuo aiuto, Natal. Vieni a prendere la gemma. Dai, dai, dai. Ok. Dai, dai, dai. Un attimo. Grazie. No, non essere infame. Non faccio l'infame. Vai. Oddio, è spawnato. È ok, spawnato, vai. Il cappello di Hattie Hattington. Attento, no, al gatto. Oh, cazzo. Vieni. Entriamo. Ma perché te ci metti mezz'ora? Ok. Perché io ho il cappello e dobbiamo festeggiare. 10 gemme in più, Natal. Troppo che spettacolo. Forti. No, non abbiamo masterato, no, il tempo. No, il tempo. E niente, colpa mia, okay. Sì, do la colpa a te, chi vuoi che la dia se non a te. No, no, vai, vai, vai. Sei troppo forte, Natal. Aspetta, aspetta, no, sì. I gatti ce l'hanno con me. Tiragli una bomba. Non è che si faceva tirare già. Ah, ecco. Sì. Oh. Ah, let's go. Prendi il jetpack, No.
Bravissimo. Guarda che io sono fortissimo, Nathal, con chi credi di avere a che fare? Andiamo. Aspetta. Vieni. No. Ah, ok. Let's go. Guarda, io salgo senza di te. Ah. Ce l'ho fatta senza di te, che scarso. Ma come che scarso? Era prendibile tranquillamente da sola quella. Ah, tiragli una bomba. Ma non in questo modo. Non allontanarti. Non si vede un cazzo. No, prendi la roba, dai. Ma non si vede niente se ti metti qua. Adesso è il mio turno. Vieni, dai. Oddio, come cazzo sei stato lanciato. Tiragli una bomba. No, l'hai mancato, non ci credo. Oh, che spettacolo. Volevo dire una cosa. Non entrarci. Dobbiamo andare ancora a prendere il gomitolo. Aspettami là sotto. Aspetta un secondo. Dai, e let's go. Scena 2 completata. No, mi stavi per ammazzare. In testa. Ti giuro, Nathal, poi io credo che se mi ammazzavi ti inculavo. Okay. Allora, ho due gomitoli, non posso fare un cazzo e niente. Andiamo allora qua, è l'atto 2. Aspetta, eccomi qui. Atto 2, scena 1. Let's go, Nathal, dobbiamo andare qua su. Ok, io so già cosa fare. E niente. Ma devi saltare bene, eh. Vabbè, ho capito, lo vado a prendere nell'altro modo. No, vieni qui. No, è un gioco di coppia, ora vieni qui. No, mi suicido perché non mi ascolti. Sei una merda. Guarda, ora uso il movimento avanzato e te la prendo io questa gemma. Movimento avanzato. Figa, bello sto movimento avanzato. Attento che ci abbiamo un bastardo qua. Buttalo. Cazzo, pensavo che prendevi me. Vado io, prendo io. Faccio tutto quanto io. Occhio che ci sono le spine qua sotto. Non è vero. Oppure puoi usare il movimento avanzato. Te la faccio anche da solo, don't worry. Vai. Ok, vado io. Tocca a te, Nathal. Ok. Ti sto aspettando. Ma aspetta, ce la devi fare, Nathal, cazzo. Aspetta, 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 sei morto!